L'intelligenza artificiale e l'automazione in generale in oculistica sono alcuni argomenti che mi stanno particolarmente a cuore. Questo perché la oculistica è la branca della medicina, in particolare la chirurgia refrattiva, è la sottobranca della medicina che maggiormente si avvicina ad un processo industriale di elevatissimo standard. Abbiamo detto tante volte che abbiamo la fortuna di avere i sistemi più precisi della medicina. Non esiste in tutta la medicina, di fatto, la chirurgia della medicina, uno strumento preciso come il laser a femtosecondi e ancora di più come il laser a decimeri. Il laser a femtosecondi ha una precisione di circa 4 micron nei suoi tagli, o meglio, il laser a femtosecondi che abbiamo a disposizione noi, quelli della Zeiss, e ancora il laser a decimeri ha una precisione di un quarto di micron, per cui voi capite quanto possiamo essere precisi. Questo vuol dire che anche tutte le misurazioni preoperatorie debbano essere altrettanto precise e standardizzate. Quindi abbiamo adottato, siamo l'unica clinica in Italia e una delle poche nel mondo ad avere un processo totalmente automatizzato per quanto riguarda la diagnosi dei vari difetti visivi e l'esportazione in tempo reale in un cloud laddove dell'intelligenza artificiale elabora questi numeri. Questo proprio perché rende a prova di qualsiasi errore la gestione di questi numeri che devono essere gestiti, ormai sono talmente tanti, da un computer che possa centralizzare le decisioni. Poi è ovvio che non sarà mai il computer a prendere una decisione chirurgica, ma il computer che sta sulla mia scrivania guida le nostre decisioni e laddove, e può capitare, ci sia qualche parametro particolarmente fuori dalla norma, ci ponga degli interrogativi in maniera tale che non noi chirurghi abbiamo un pronto riscontro a monitor di quella che è la situazione e possiamo di caso in caso decidere o eventualmente anche forzare le indicazioni del computer laddove il caso specifico ce lo richieda. Per cui questo cosa fa? Rende la presenza del chirurgo un pochettino meno importante dal punto di vista diagnostico, proprio perché questo viene ormai standardizzato per qualsiasi paziente. E questo fa anche sì che qualsiasi paziente si rivolga alla nostra clinica può trovare il medesimo risultato in qualsiasi chirurgo poi lo vada ad operare, proprio perché siamo riusciti a standardizzare il processo di diagnosi e quindi anche il processo di selezione chirurgica. Sicuramente nei tempi futuri anche altre cliniche adotteranno questo tipo di soluzione proprio per la convenienza, la comodità e il raggiungimento di errore vicino allo zero. Purtroppo raggiungere un errore dello 0% è impossibile in qualsiasi campo dell'intelletto umano, dall'ingegneria alla giurisprudenza alla medicina, ma questo tipo di standardizzazione ci aiuta ad andare nella direzione giusta.